Ehi la ciurma, rieccoci con un nuovo video di Imperator Rome. Siamo sempre qui con questa lotta costante contro, cioè a osservare tirannia e legittimità per riuscire a mantenere il paese in piedi. Allora, non abbiamo niente di particolarmente esaltante qua. Diplomatic Reputation, però la Diplomatic Reputation cosa ci serve ora come ora? Diplomacy, allora, no, cos'è che è qua? 100, 100, 100, 100. Diciamo che visto che abbiamo necessità di questo, per ora prendiamo questo qua. No, diciamo diplomacy. Che cosa ci... Ah, ci aumenta l'integration speed. Allora sì. Vada per la diplomatic reputation. Più 0,10. Se adesso siamo... diplomacy più 4 è più 0,20. Ottimo. Per cui questa qua dovrebbe... sì, 170. Ottimo! Quanti personaggi sleali abbiamo qua? Questo che diminuisce per la lealtà, per la... Questo aumenta. Questo diminuisce per la tirannia, sempre. Questo diminuisce perché diminuisce, questo anche. Questo qua invece sta salendo pian pianino. Ok, quindi stiamo sistemando tutte le cose. Abbiamo un po' di problemi di tirannia, ma dovremmo risolvere adesso. Presto. Speriamo. Pian pianino, ancora un paio di mesi dovrebbe risolversi il discorso della tirannia. E 2 anni e dovrebbe risolversi invece il problema della legittimità. Sono rimasti 7 che... Vogliono lui. Dai, meno 0,23, quindi vuol dire 2 mesi ancora. 1 mese soltanto e aumentiamo di nuovo la legittimità, sperando di far sparire anche questi 7 qua. Cioè, 3 probabilmente andranno via, magari. Oh, è morto il generale Sesto Stratos. Probabilmente ci sarà una Scorned Family di conseguenza. Vadi. Ovviamente, vediamo come cambia il discorso qua di supporter. Yes, ne ha perso uno. Ne ha perso uno e continua ad aumentare il discorso qua. Oh, no, non sembra che ci sia una Scorned Family in seguito a quell'avvenimento. Metterei... questo sì, ci sta. Sta scendendo la corruption, sì. Devo dire che comunque questa situazione c'è stata davvero molto importante e molto buona. Abbiamo imparato parecchie cose del gioco da questa situazione della legittimità che prima non conoscevamo. È morta? È morta! Oddio, mio fratello ha... creato delle armate. A Bolbotin. Allora, lei non è fortissima come l'altro. Allora, come si è messi qua? Scende per supporto per i pretendenti. Dai, più che altro per la profezia di Delphi. Allora, il problema è che... Oh, dov'è che sono questi? Kaiser? 42.000 uomini? Voi? Qui, subito. Muoviamo anche armate di qua.
Ce ne avevamo, no? Un'armata qua, 20.000. Venite in qua, in questo momento, però abbiamo bisogno davvero di supporto da parte di tutti. Dalla scrivata religiosa, la facciamo un sacrificio agli dèi per migliorare la nostra stabilità. No, ma in realtà non sta muovendo contro di noi, sta solo. Cioè, solo radunato delle truppe. E nulla, si portiamo delle truppe comunque in qua, giusto per essere. No, è morto il tizio super forte. Vabbè, mettiamo lui, dai. Comunque ci sta. No, non credo che ci stia muovendo guerra in questo momento. Ha solo preso delle truppe a lui fedeli. Noi gli abbiamo tolto la fedeltà comunque. Queste altre truppe che avevamo qua, lasciamole dove erano. Qua, queste erano, no, erano qua, e queste erano a Palmira. Ok, facciamo scendere la corruzione pian pianino. C'è, cioè, no, la corruzione, la tirannia, anche se qua dovremmo aumentare di nuovo il discorso, se non si risolve almeno a 0,20. E che non abbiamo un figlio, quello può essere davvero un bel problema. Quanti anni abbiamo? 40 anni. Aia, aia, aia. Forse ci abbiamo pensato un po' troppo tardi. Cioè, parecchia gente che supporta la persona sbagliata, ma perché non abbiamo un erede forte in questo momento. Perché abbiamo risolto una crisi, ma ne abbiamo di fronte subito un'altra. Ruler Corruption, ma perché c'è il coso base di corruzione oppure perché si è crafty? Quindi non scenderà oltre quello, mi sa. Ok. Come sta qua la situazione? Tra l'altro la Frigia si sarà ripresa di brutto. Infatti. Vabbè, va bene. È finita la guerra civile dei Seleucidi, con la Macedonia in rivolta, la Tracia. Sono dei casini in Tracia. Quindi però Seleucidi è di nuovo tutto intero. È gran casino. Non abbiamo dei rivali buoni, fattibili in questo momento. Beh, senti, Blemmia, dammi un pezzetto magari. Cos'è, Canarbis? Ce lo dai? No. Ok, vabbè. Se questo posso fare Threaten War? No, perché non abbiamo dei claim. Facciamoci un claim, abbiamo abbastanza punti, sì. Ah, 24 gener... siamo nel 623. Che hanno là? Gli Etrippo no, perché è la loro capitale. Cioè, allora sì, ma tanto cosa ce ne facciamo? Non possiamo pigliarla. Questi chi sono invece? Scusa, non c'è nessuno qua?
Posso colonizzarla, ma non ho città con abbastanza gente. Dovrei spostare della gente in là. Posso muoverne uno a Caritmas. Così ora ne ho 5, ma c'è davvero comunque poca gente in tutta questa zona qua. Ecco uno schiavo, lo muoviamo a Caritmas. Vai a Caritmas. No, perché non va a Caritmas? Boh. Ah, all'interno della stessa provincia, probabilmente. Hippos come? And Freeman lo mettiamo a Caritmas. Un cittadino a Caritmas. Questi sono solo tre, questi sono solo tre. Qua ce n'è un po' di più, dai. Muoviamo un altro schiavo a Caritmas. Non ho letto cosa è successo, però. Qualche rivolta? Qualche barbaro? No, boh. Allora, è molto qua. Il tizio in Grecia. Mettiamo lui. Ci sta, dai. Omen è finito, vai con Resource Points sempre. Pretendenti è sempre un problema. Qua c'è una trireme da sola senza comandante che vabbè. Possiamo anche distruggerla. Per quel che ci riguarda. No, c'è una Scaldant Family. Gera Sharted. C'è un Gera Sharted particolarmente scarso. Lui. Ok, ottimo. Allora, qua legittimità e poi. Ok, dei barbari qua. Mi sa che ho finito il coso dell'oracolo di Delfi, perché qua c'è più 009, sì, non abbiamo più il problema dell'oracolo di Delfi. Ok, quindi diciamo che basta solo aspettare un po' col tempo e. A cosa aumenta la sua lealtà? Ottimo, perché non è più un pretendente. E l'erede? Ottimo. Dove stanno andando loro? Sempre in là. Ok. Questo è meno 01, ma più che altro per la... questo è pretendente, vabbè. Hermontis. Dov'è? Ci serve qualcosa la città di Hermontis con una fortezza? No. Sinceramente no. Allora, ups, Barbarians. Vanno a Catafiri. Cioè Catafri. Volevo vedere, peccato, visto che abbiamo sbloccato il fatto di avere un edificio in più, sarebbe interessante costruire. Ok. Voi, basta marce forzate, tornate qua. Costruire degli edifici. Cioè dei marketplace che aumentano la civilization value delle zone, più che altro in ottica anti-barbarica, perché noi allora qua come barbari che situazione abbiamo? Abbiamo questa situazione qua che è uno 0,9 che continua ad aumentare, perché c'è un major barbarian activity. Qua, ah, qua sono scomparsi? Oh, avevo un figlio, ottimo, ottimo. Allora, mettiamo un attimo in pausa per gestire questa situazione. Allora, come. What? Ah no, perché non ho più la mappa dei barbari. Allora. Qua abbiamo un problema barbari, qua abbiamo un problema barbari. E qua abbiamo un problema barbari. Là sotto non c'è più. Fine. No, scusa, mappa barbari. Non c'è nulla. Oh, bellissimo.
Neanche qua non vedo più nulla. Oh, splendido, splendido, splendido. Così non dobbiamo più tenere la gente là per forza. Allora, quindi farei che costruire dei marketplace in questa zona qua che costeggia questo Barbarian Center qua. 1, 2 e 3. Farei. E poi li metterei anche qua sotto, su quello che costeggia quella zona barbarica là. Anche là. Ok, ottimo. Allora, adesso facciamo che muovere. Vediamo se possiamo colonizzare qualcosa. Allora, Carax, la cultura non è macedone. Vai, 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 dove stanno andando? Hameka. Ok. Allora, la cultura non è macedone, mi dice. Da dove li sto spostando? Allora, qua di colonize. Riprenderebbe da Carax. Ma non è macedone Carax. Questo posso colonizzarlo? Sì, riprende sempre solo da Carax. Ah no, Astroconda. Ok, muovine uno da Astroconda. Ok, che quello è nostro adesso. Ne hai qualcuno? No, solo da Carax. Che Carax ne ha 10 di persone, sì. Niente, dobbiamo convertire della gente di Carax qua. Macedone. Ma la religione non è ellenica, mi dice. Ok. Moti, va bene? Sì. Ah, ok, non possiamo farne altre perché abbiamo appena fatto una colonizzazione da parte di Carax, quindi non gli piace un'altra così subito. Ok, va bene. Qua prendiamo sempre 0,90 di attrito. Local unrest. Ok, dai. Ok, qua sotto li abbiamo sconfitti, veri barbari? Yes, allora tornate bene qua senza più le forze di marcia. Ottimo, siamo ancora in negativo di... Ah no, siamo appena andati in negativo di di religioso, di valore religioso, ecco. Qua ha una corruzione che è folle. Dai, ci sta. Aumenta la sua lealtà almeno così. Pian pianino. Chi è che abbiamo di sleale? Questo. Che gli diminuisce sempre per il discorso di tirannia. E questa perché boh. Ah no, questa è mia sorella, sì, ovvio che mi vuole male. Perché sta precipitando così intanto? Perché nessuno vuole lui? Perché nessuno me lo supporta? Scusatemi. Ah, perché non ha nessun punteggio in nulla, è scarso di tutto. In questo momento non ha nulla. C'è qualcuno però di molto buono a cui posso fargli fare di...
Finesse, vorrei qualcuno con un'altra finesse che mi faccia magari da. No, non è qualcuno, non è uno a caso. Devo scegliere il tizio che ha quel determinato ufficio, il Trofeus, mi pare. Sì. O l'Epiproxeno. No. È il Trofeus che devo proprio scegliere. Però mi dice he's not adult. Ah, perché mio figlio è ancora troppo piccolo, verosimilmente. Quanti anni ha? Zero. Lol. Vuole crescere. Ci sta, ma lei non è ancora troppo vecchia, insomma, per poter governare. Quindi diciamo che ci sta. Ah, no, è morto un governatore. Abbiamo bisogno di qualche. D'uno per causa del Scarlet Family? No. Allora, National Tax, National Citizen Output, Governor Wage, Exit Expansion. Non mi sembrano così importanti queste. Potrei fare questa, giusto, tanto per... Cos'è che abbiamo poi? Tribute Income. Non è così urgente, dai. Ma come è messa la Frigia? È messa benissimo, quindi direi che forse non è il caso. Niente, invece, l'Imperatore Augida è messo molto male. Ha qualche alleato. È in guerra con le rivolte Seleucide. Perché continua... Ha detto con l'Albania la Mesopotamia Superior. Oddio, no, 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 no. Non vogliamo metterci contro tutta questa gente. Scorned Family. I Leuconidi. I Leuconidi, avete qualcuno di interessante da metterci qua? Mi sa proprio di no. C'è uno davvero, davvero, davvero scarso in finezza. Quindi, mettiamo questo, che ci sta molto bene. E per i Leuconidi faremo una trireme ad hoc. Non abbiamo delle triremi libere, no. Qua sono unite queste due, no, sono due separate. Facciamo la trireme della vergogna qua. Li mandiamo tutti qua in villeggiatura. Più che altro, fin da che il figlio è piccolo, ho paura ad andare contro la gente. Ci potrei al massimo fare una guerrettina sotto contro quegli staterelli del Kaiser. La Mesopotamia Superiore è tutta insieme ed è alleata con. I proseleuci d'Albania di Ebene Pontus. Ciaone, no, è infattibile. Non possiamo espanderci là in questo momento. Non è che contro i Seleucidi. Qua sono alleati con qualcuno. Stanno con la Tomb di Revolt che sta con Mayan e Takif. Chi sono Mayan e Takif? Takif è questo e Mayan è quella roba là sotto. Che ci potrebbe stare in realtà andare contro questi qua. Abbiamo delle province qua dove non prendiamo attrito. No, ne prendiamo ovunque. E le navi qua non sono gestibili, no? Perché lui ha. C'è troppo poco fedele. Al Nauticon, ok. Chi è che dobbiamo metterci? Un Leuconide, che aveva tipo solo 3. 9 e 4. Vabbè, dai, ci sta. Ok, new inventions, ma sono sempre le stesse inventions in realtà. E questo boccia è troppo piccolo, ha sempre solo un anno.
Diciamo che devo far scendere la tirannia. Quella è la cosa importante, ma per questo episodio che è già durato abbastanza lungo e tutto, iniziamo a vedere la via di fuga, diciamo, da questa situazione davvero molto tragica in cui ci siamo trovati di recente. Si è creata uno stato qua, la Peonia. Con chi è alleata la Peonia? È un vassallo? No, ha come vassallo Calchidicchi. È garantita dalla Tracia e Ciavone. La Tracia è ancora grandicella, 64-995. Va a finire come l'ultima volta che ci peniamo il mondo intero contro. 282 coorti a Roma! Noi ne abbiamo solo 270. 245, mannaggia, secondo me sta diventando sempre peggio come situazione, cioè si creeranno delle guerre infinite della morte. Vabbè, ciao a tutti, buona giornata.